giocare con il Melfi hai avuto diversi problemini, adesso è con la partita titolare contro il Matera, un'ottima prestazione da parte della Juve Stabia che ha stretto i denti e ha ottenuto un ottimo punto, come dicevamo prima con Obodo. Sì, sì, è stata una bellissima partita, non facile per noi, perché comunque il campo era pesante, giocavamo contro un'ottima squadra, una squadra che secondo me verrà fuori in questo campionato. E niente, per quanto riguarda le mie condizioni, sto meglio, sto recuperando, spero di recuperare al 100% il prima possibile. Ecco, tu sei stato un uomo scelto da Cibo, se lo dico, eri un uomo che le sue dipendenze del Martina Franca, adesso c'è Zavettini. Qual è il tuo rapporto con il mister? Il mister ha un buon rapporto con tutti noi, un'ottima persona, un ottimo motivatore, un ottimo allenatore. Noi lo seguiamo anche perché i risultati ci stanno dando ragione a tutto il lavoro che svolgiamo durante la settimana, con grande professionalità e impegno, quindi speriamo di continuare così. A Benevento troverete un clima abbastanza caldo, perché come diciamo la piazza di Castellammare è una piazza che vuole ottenere ottimi risultati, non ci riesce, ecco, nonostante si stia investendo tanto. Che cosa ti aspetta da questa gara, dove sicuramente troverete il pubblico delle grandi occasioni? Sì, sarà una bellissima partita, sappiamo tutti che il Benevento è da tanti anni che prova a, diciamo, salire di categoria, la Juve Stabia altrettanto, e quindi sarà una partita, diciamo, ai vertici del campionato. Ci sarà sicuramente tanta gente. Ecco, quale sarà secondo te la maggiore difficoltà per la Juve Stabia? Perché si stanno un po' recuperando tutte le energie, tutti gli uomini, però ecco, anche il Benevento, come diceva il collega, è una squadra che in casa da fa davvero paura, ha ottenuto quasi tutte le vittorie tranne una. Sì, sicuramente il Benevento è un'ottima squadra, una delle migliori, comunque in questo campionato credo che sia un campionato molto equilibrato, la differenza la facciano gli episodi in una partita. Lì a Matera hanno fatto gol, ci hanno annullato, non si spiega il perché, però appunto diciamo che gli episodi fanno la differenza in questo campionato. È un campionato molto equilibrato, si può vincere con chiunque, si può perdere con chiunque, non c'è secondo me una squadra molto più forte di altre. Ecco, per quanto riguarda quindi questa trasferta molto impegnativa, molti dicono che insomma questa partita dimostrerà voi chi siete veramente, almeno la maggior parte così dice. Eppure diciamocelo che da quando sono rientrati dagli infortuni, l'avevo quasi tutta la squadra, diciamo che almeno da un punto di vista fisico adesso siete pronti. Sì, ma siamo molto bene fisicamente, è un periodo di forma per noi, abbiamo trovato l'assetto giusto e non molliamo pallone su pallone, sappiamo che dobbiamo continuare così, non dobbiamo abbassare la guardia, perché come ho detto prima possiamo vincere con le grandi squadre e possiamo perdere anche con le squadre tra virgolette più piccole sulla carta, quindi noi andiamo a Benevento, facciamo la nostra partita e niente, vediamo cosa otterremo. Ecco, per quanto riguarda il modulo adottato dal mister, ecco dal 4-5-1 forse si ritornerà al 4-4-2. Come riesci ad adattarti insomma in entrambi i moduli? Io col 4-3-3 tra virgolette, perché è stato adottato a Caserta, ho giocato mezzala destra. Mi piace giocare davanti alla difesa, posso giocare anche mezzala sinistra. Nel caso se dovesse giocare col 4-4-2, sappiamo che ci sono tre centrocampisti in questo momento per i due posti, quindi per quanto riguarda il modulo posso giocare sia a sinistra che a destra, però non è importante, l'importante è andare a Benevento e fare una grande partita.